proseguiamo. La storia narra che mentre ogni singolo brutto ceffo della Cina arrivava a saccheggiare il villaggio e Tai Lung combatteva contro Shifu, nello stesso giorno vennero forgiati veri eroi. Si dice che perché un vero eroe possa compiere il proprio destino, debba affrontare tre ostacoli. I suoi errori, i suoi nemici, la sua stomaco e le sue origini. Pensavo stesse per dire il suo stomaco. Ma non dice da nessuna parte quanto tutto questo possa fare totalmente e incredibilmente schifo. Immagino. Ah, mamma mia. Allora, quali sono le tue origini, Po? Quelle si scoprono nel secondo film. Il destino del guerriero. Vuota. Allora. Forse no, però usiamo magari anche i cinque cicloni ora. Vediamo, perché ha detto del villaggio. No, usiamo Po, va bene. E c'è anche il signor Ping. Po. È ora che ti dica qualcosa che avresti dovuto sapere parecchio tempo tu fa. Tu non sei mio figlio. Ok. Il segreto della zuppa dall'ingrediente segreto. Ah, ok. L'ingrediente segreto è... nulla. Aspetta, aspetta. È una semplice zuppa di spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o roba del genere. No. No. Per rendere speciale qualcosa... devi solo credere che sia speciale. Ottimo! È tutto nella testa, figliolo. Mi fa piacere. Nessun ingrediente segreto. Quindi è questo il messaggio della pergamena. Devo semplicemente credere di essere il guerriero dragone. Ah. Io sono il guerriero dragone. Mi fa piacere, allora. Papà, devo andare al palazzo ad aiutare Maestro Shifu. Però io credo che... figliolo! Ehi! Giù le zampe dal mio papà! Già, vi assomigliate. Visto, papà? Sono un guerriero Kung Fu. Allora, hai qualcosa da dirmi? No, va bene. Allora, proseguiamo. Prendiamo un barilozzo che... ah, dobbiamo spegnere gli incendi? Ah, ma questi sono barili d'acqua. Allora... tanto di cappello. Spegni le fiamme. Lo sapevo. Madonna mia, che male. Sono qua giù. Dammi 5 minuti che arrivo, va. Sai cosa? Visto che immagino che adesso ci serva. Vediamo. 50 monete. Ok, tanto ce l'abbiamo già al terzo livello. Penso che comunque mi basti. In ogni caso lo potenziamo al massimo. Sì, 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 lo so, papà, grazie. Boia. Che lancio lunghissimo che hai fatto. No. I cestelli qua d'acqua ci servono. Dai, siamo già a metà comunque. Siamo già a metà dei salvataggi. Qua non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Perfetto, grazie. No, prendila, non si sa mai. Ah no, ce n'era ancora una. Vai. Perfetto. Scappa, coniglio, scappa. Ah no, non c'era... vabbè, soldi, grazie. Posso proseguire? Devo spaccare la porta? Ci pensi tu? Ma dai! Ma scusa, grassone, il negozio è chiuso. Ancora un passo, panda, e sei finito. Certo, certo, il doppiatore di South Park. Aspetta 2 secondi. Madonna mia, se ti sta bene. Però, ecco, ce n'è ancora un... ma questo conta come fuoco? Aspetta un secondo. Eh sì, contava, era talmente piccolo che non l'avevo neanche tenuto in considerazione io. Allora, ce n'è ancora uno, due alle sue spalle. Questo vuol dire che è meglio tenerseli. Dai.
No, e che palle! Prima o poi giuro che... Un panda! Mi sfida! Giuro che prima o poi risolverò sul problema delle luci. Dai! Sì, ridi su sto cazzo. Pensavo che fosse la fine. Grazie un po'. Ecco fatto. Dai. Ti giuro che t'ammazzo a panzate. È stato di un soddisfacente ucciderlo in questo modo. Allora, aspetta. Ecco fatto. Prima occupiamoci degli obiettivi secondari. Grazie. Prima che il gioco mi faccia andare avanti senza che posso farli. Arrivo. Eccomi qua. Pensavo di non avere speranze. Grazie. Mi fa ridere che con un gioco del genere, basato su un film del genere, sia doppiato dai doppiatori di South Park. Mi fa molto ridere la cosa. È il... Esatto, lo sapevo che era il... Il pezzo dove dobbiamo rotolare. No, forse no. Forse solo... Ho detto una cavolata. Allora, perfetto, siamo full vita, abbiamo fatto tutti gli obiettivi secondari. Proseguiamo. Usa la balestra. Ok, aspettate un secondo. C'è qualcosa che posso prendere qua? Direi di no, va bene. Usiamo la balestra. Se fosse un po' più semplice mirare, sarebbe anche meglio. Ecco fatto. Tutti quello andati? Era l'ultimo. Muoviti, po'. Aspetta. Vuoi vedere che avendo distrutto le barche, non posso raggiungerle quelle monete là? Ah, maestro scimmia. Po'. Cosa stai facendo? Maestro Shifu ha detto di prendere la pergamena e lasciare il villaggio. Papà ha detto che non c'è nessun ingrediente segreto nella zuppa dall'ingrediente segreto. Quindi ecco, io penso davvero di essere il guerriero dragone. Oh, bene, sono contento che tutto sia a posto. Quindi cosa farai ora, guerriero dragone? Devo tornare al palazzo da maestro Shifu. Ok, quindi quelle navi mi sa che saranno un problema. Navi? Quali navi? Quali navi? Esatto. Quelle che stanno arrivando. Giusto, eccole. Sei al sicuro per ora? Che cazzo di dialoghi sono? Boh, guarda, vabbè. Allora, dammi solo un secondo, ma io qui... Ah, ok, non ci posso ancora arrivare. Allora. Però scusami. Ah, perché c'è il percorso dall'altro lato. Ok, ora ha senso. Ora ha tutto più senso. Esatto. Huh? Perché ti sorprendi tanto, Po? Ecco fatto. Non capisco perché quando facciamo l'attacco questo qua di rotolata esca il numero 2 sulla testa dei nemici. Ecco fatto. Moneta? C'era sta luce verde magica. La fine era vicina prima che tu... Mi fa piacere, ma pensavo ci fosse qualcosa qui io. Va bene, proseguiamo. Allora, iniziamo facendo una cosa per volta. Ad esempio, perché mi hai fatto arrivare qua? Se non...
se non c'è nulla. Allora, riproviamoci. Allora, questa tavola di legno schifosa ha una composizione terribile. Questo vuol dire che devi proprio cadegli al centro, perché sennò finisci in acqua. Sai cosa? Fanculo quelle cacchio di monete. Fanculo ste monete. Anzi, fanculo l'ultima moneta, perché è quella che poi ci impedisce di tornare. Ecco fatto. Affanculo. Non è che mi bombardano, vero? Ok, sembrerebbe di no. Io devo andare. Dio mio, poi io ti odio con tutto il mio cuore. Ok, ti prego non cadere. È solo un bastone di legno. Ecco fatto. Non è stato difficile, hai visto? Il problema è come arrivo qua. Non ci sono cose di legno, sì. Vediamo questo, scusa. Eh no, si rompe prima. Sai che mi sa che dovevo veramente non distruggere quelle barche che c'erano qua? Vabbè, è andata così. Mi spiace. Facciamo che ti odio. Facciamo che ti odio, Po. Facciamo che avanzo mandando a fanculo quelle monete e proseguiamo, no? Anzi, aspetta un secondo. Dove devo andare? È venuto il dubbio adesso. Ah, ok, forse. Esatto, devo salire qua sopra, meno male. Ok. Oh sì! Preparatevi a sentire il tuono, poiché il prescelto ha attraversato il fiume. Proprio così. Salve, stavo solo, ecco, concentrando il mio C. Certo. Già. Buona idea. Mi sa che il tuo C ha bisogno di una cintura nuova. C'ha ragione anche lui. Il passaggio per il palazzo è stato distrutto. Te ne aprirò un altro oltre quelle navi, dietro il serbatoio. Serbatoio? Ehi, possiamo usarlo per affondare quelle navi. Uno, due, bang, fatto. Bella idea. Male. Ok, incontriamoci dopo che avrò dato il segnale. Prima devo occuparmi di quegli arcieri. Quali arcieri? Questi arcieri. Come hai... Quindi usiamo scimmia ora? Scimmia salta più in alto. Ok, allora. Bello, scimmia. Maestro. Vediamo. Scimmia può usare la sua coda contro i nemici o con degli oggetti. Ah, ok. Allora, non ho capito. Contro... Ah, è la mossa solita di Shifu. Che cade in testa ai nemici. Aspetta un secondo, c'è qualche... esatto. Prima di avanzare, fammi prendere tutti gli oggetti. Ah, tanto basta che faccio così. Ecco. Dicevo, fammi prendere tutti gli oggetti che ci sono. I gruppi sono ovunque. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, vediamo, c'è qualcos'altro? No, perfetto. E allora proseguiamo. Forse allora la moneta verde non l'abbiamo del tutto persa. Dobbiamo o usare maestro scimmia. A parte che sono scomparsi le pedane su cui arrivava Po, dicevo. O una volta che avremo tirato giù la cisterna, potremmo passare. Cos'è? Ah, il... Ah, per Po questo. No, 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 che fa? Maestro! Maestro! Maestro, che fa? Aiuto! Non so... Maestro! Sono bloccato! Posso ricominciare? C'è un punto... No! Lupo, ti prego!
Vieni in mio soccorso. Non voglio rifarmi tutto il livello, ti prego. Dai, non puoi esserti bloccato qui nel bel mezzo del niente. Scelto per fortuna che facendo ricarica proprio così. Ripreso dall'ultimo autosalvataggio. Salve, stavo solo concentrando il mio C. Io già pensavo che avrei dovuto rifare il livello. Mi sa che... Ti prego, vedi di non bloccarti di nuovo. Anzi, facciamo la cosa più intelligente. Non combattiamo noi sul ponte. L'ha fatto di nuovo. Per fortuna mi sono riuscito a togliere da lì stavolta. Dio mio. Ti odio. Ok, no, pensavo... Ero convintissimo di dover passare di là. Ok, questo ponte è maledetto. Quel ponte qua è maledetto. Ecco fatto, infatti non volevo neanche tornare indietro. No, ma mi sa che davvero devo passare di qua. Forse. No, devo. Ecco fatto. No, è col cazzo che torno indietro. Mi spiace. Ecco qua. Tanto obiettivi secondari non ce ne sono. La vera domanda è se ci sono altre monete verdi o statuette da prendere. Non mi sembra. Non mi sembra. Comunque proseguiamo. Sì, sono tutte zone che apriremo per tra poco. Il problema è che se ci va scimmie. Moneta verde. L'ho vista. Eccola. Qua. Congratulazioni, hai trovato la monetina verde. Ora fammela mettere nelle macchinette che gioco alle slot machine. Allora, qua non c'è più nulla, giusto? Credo che ci siamo. Credo che ormai siamo arrivati. Giusto? Tocca a po'. E speriamo che anche lui non si blocchi sul ponte a cacchio di cane. Ma ormai sti nemici li sciottiamo con un colpo. Non capisco se è perché ho potenziato tutto al massimo o è solo un caso. Ecco qua. Maestro scimmia, aspetti che l'aiuto. Sì, tan 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 tan. Attenta alla schiena. Ecco fa, madonna mia. Dai. Io non ho capito se questo mi spezza tutta la difesa è stato solo un caso. Bravissimo scimmia. Complimenti, grande combinazione. Il Panda Express. Aspetta. Aia. Dai. Ecco qua, oh. Eccone che ne arriva un altro. Aspetta un secondo. Aumentiamo il nostro attacco in salto. Il gancio non ci serve. E... No, per il momento va bene così. Ti sta troppo bene. No, hai usato l'unica mossa sbagliata. Oh sì! Arrivo! C'era un'arma qua? Sì, c'era il bastone. Sta bene, ti prendo a bastonate, stupido lupo. Arrivo, maestro scimmia! Ecco fatto. E di nuovo il torone. È arrivato Guglielmo del Toro. Ma
Madonna mia, ma le bastonate fanno malissimo. Le bastonate fanno un male terribile. No, scusami. Ci ho messo un attimo perché mi ero perso nel combattimento. Allora, mi ero preso bene nel combattimento e mi sono totalmente distratto. Allora, stavolta cerchiamo di farlo giusto. Calcio in faccia. Quadrato X quadrato, giusto? Quadrato triangolo quadrato. Perfetto. E la cisterna cadde. Ma cos'è X-Files? E dai, non tenermi sulle spine, maestro Shin. Niente male, Po. Niente male. Ah, adesso c'è un livello per tutti i maestri? Può essere.